Salve ragazzi, io sono Bush e bentornati nel mio canale. Questo è il nono episodio della nostra serie di Shadow of the Colossus. Cerchiamo subito il nostro prossimo colosso, che dal video precedente possiamo non capire, o meglio, dalla statua vista nel video precedente possiamo intuire dalla sua forma che sia un serpente. E la sua posizione sta verso quel piccolo santuario giù in fondo. Vediamo se possiamo passarci da qua. Forse sì. No, non possiamo. Dobbiamo fare tutto quanto il giro. Quindi, se non erro, qua sulla sinistra. Ok, però invece di fare il solito ponte che abbiamo fatto più volte, che si trova sopra il luogo dove abbiamo sconfitto il nostro secondo colosso, qua sulla sinistra, credo. Sì, penso proprio che sia questa la strada giusta. Anche se probabilmente, come è successo in alcuni episodi precedenti, ci perderemo. Ora vediamo se è la strada giusta, ma sono convinto di sì. Lui si trova da quella parte. Non ci dovrebbero essere altri burroni che ci separano. E infatti no, dalla nostra prossima zona. E noi andiamo avanti. Benissimo, frutti. Cosa utile. Al momento, dato che no, non ci ho preso, dato che mano a mano che andiamo avanti ci toglieranno sempre più vita. Non l'ho preso, ora sì, benissimo. Anche il secondo preso. Il cavallo è scomparso. Ah no, eccolo qua, perfetto. Essendo nero si mimetizzava con la roccia dietro. Dai, sali, bravissimo. Ritorniamo al nostro viaggio. Siamo quasi arrivati, credo. Anche perché questo è un luogo per forza da boss fight. Quindi è sicuramente questo. E non c'è nessun colosso in vista, quindi sbucherà dal terreno. E qua penso che il cavallo farà veramente comodo, però, purtroppo. Perché io lo odio. Tanto. Sicuramente. Eccola qua, infatti. È partita la nostra cutscene. Già vedo del pelo sulla schiena. Benissimo. È veramente grande. Anche lui fa gli stessi rumori di un rettile, quindi credo si siano ispirati ad un serpente comunque. Quindi dovremmo salirgli sul pelo. Sarà come con uno dei colossi precedenti,
quella specie di serpente marino. Però non penso che noi riusciremo ad andare sotto la sabbia quando lui ci va. Quindi cosa possiamo fare? Intanto andiamo sotto la luce. Eccolo qua. Cerchiamo di evitarlo magari, ma con questa visuale è dura. È molto dura, dato che non riesco a vedere proprio niente. Scendiamo, eccolo che arriva. Vediamo se riusciamo a... però alzati, che cazzo. Non possiamo stargli davanti. Senti che sono in pericolo? Ti muovi, cavallaccio. Dove sei? Che non ti vedo. Non lo vedo, cazzo, proprio, non lo vedo. Eccolo qua. Però che cazzo, anche tu. Spostati, no? Dai, dov'è il cavallo, però, adesso? Che sega. Dai, fermati però. Guarda tu quanto è stupido l'intelligenza artificiale del cavallo. È proprio merdosa. Dai, sali. Dai, veloce. Che questo t'ammazza. Quindi magari lo devo inseguire. Le tue gambe non potranno metterti al sicuro da lui. E l'ho capito. Va bene. Però, come faccio? Neanche a dire che posso trovare il suo punto debole così semplicemente. Ci giriamo in tondo. Per me va bene, ma magari dovremmo trovare un'altra soluzione. Dai, guarda tu. Ma davvero? Madonna santa. Ora ci attaccherà sicuramente. Questa dovrebbe essere la testa. Però dovresti uscire tutto, magari sarebbe molto più semplice. No, è la coda, non è la testa. Ecco. Dai, ma però no, dai. Non è... Cioè, io come faccio allora? Se non posso neanche avvicinarmi con il cavallo per saltargli sopra. Come cazzo faccio? Un altro aiuto? Dai, piccola voce amica, aiutami. Devo anche riprendere vita nel frattempo, perché sennò arriva il game over. Ah, ho visto la testa. Che begli occhioni che hai. Però dai, come cazzo faccio? Neanche lo vedo. Ora sì. Oddio, sembra più un drago che un serpente, magari, dalla faccia. No, ma come faccio? Non posso stare a... Mira gli occhi. Perfetto. Oddio, però, come faccio? Cioè, con questi controlli è praticamente impossibile. Oh, sì, dai, ce l'abbiamo. L'abbiamo fatta, ora lui cosa fa? Cosa fai? Dove sei? Ecco, perfetto. Ah, benissimo. È andato contro la roccia. Benissimo. Prendiamo la spada. Eccoci qua, perfetto, subito. Carichiamo il colpo. Chissà se possiamo restare in groppa anche quando lui torna giù. Ora, sono sicuro che non ce la faremo subito, come spero, ma no, si è spento e niente, noi non mettiamo l'arco, saliamo, sali sul cavallo, scappiamo prima che ritorni all'attacco, perché so che a breve lo farà.
dove sei? Eccoti qua. Ora, fatti mirare agli occhi. No, 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 no. Però che cazzo. Cavallo bastardo. Io bastardo, il cavallo bastardo e la visuale. Benissimo, bravo, bravo, bravo. E la visuale bastarda perché non mi permette di concentrarmi al meglio, di vedere al meglio. E mi fa imprecare parecchio. Dai, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto. Vieni fuori, vieni fuori. Dai, intanto tu gira. Qui i comandi più scomodi, penso, di qualsiasi gioco che abbia mai provato. Dai, eccolo. Dai, che cazzo. Sì, preso. Intanto voi non mi potete vedere, ma io ovviamente mentre gira la visuale io giro la testa per cercare di vedere meglio. Come uno scemo. Dai, sì, dai, 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 brutto stupido. Ah, questa volta è in cima. Quindi sarà molto più problematico fargli del male. Purtroppo... fermo. Dai, signore a santo. Ok, ci siamo. Non credo ce la faremo nemmeno questa volta. Ora come ora. Spero di sì, ovviamente, ma... no. Non ci riusciamo perché se sta magari... Sì, invece ce l'abbiamo fatta. Grandissimo. Sono un mito. Ovviamente. Dai, dai che sono curioso di vedere la nuova frase incomprensibile del ragazzo, di qualsiasi cosa sia, e la descrizione del nuovo colosso. Dai, parla, ti ascolto. Questi sono più sospiri che una parola, però ce la facciamo andare bene. Questi spettri che mano a mano aumentano. La statua che viene distrutta. E questo era il nostro ottavo colosso. No, ottavo, nono, non mi ricordo. Comunque ci avviciniamo sempre più all'ultimo. Ottimo questa cosa. Dopo questa descrizione ci possiamo vedere al prossimo video. Grazie ragazzi per essere stati con me, spero vi sia piaciuto e, come ho detto prima, al prossimo video.